Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Grande giornata oggi, giornata di sfide. La settimana numero 2 ragazzi sta arrivando e quindi voglio parlare con voi in questo video di alcuni trucchi e strategie per completare al meglio e nella maniera più veloce tutte le sfide che ci verranno chieste in questa settimana e quindi guadagnare il banner segreto ragazzi. Sì, c'è uno stendardo, questa settimana arriverà per tutti, è segreto, vedremo dove trovarlo e vedremo anche come fare una kill da 50 metri o altrimenti come visitare nella maniera più veloce le zone corrotte. Vi ricordo ragazzi però di lasciare un bel pollicione in su se vi piace questo tipo di video, mi raccomando supportate questo canale, datemi la forza per andare avanti, mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella ragazzi. Quindi non perdiamo tempo, andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti e cominciamo subito a parlare delle sfide di oggi che sono: danneggia nemici con la pistola, fai un'eliminazione da almeno 50 metri, utilizza delle pietre oscure in diversi match, fai danni stage 1, visita ogni area corrotta, fai danni stage 2 ed eliminazioni mitragliette. Parliamo subito delle aree corrotte ragazzi, praticamente le vediamo nella mappa, sono quelle marcate dalle rune, quelle sono le aree corrotte. Vi do un consiglio per farla in maniera più veloce: giochiamo ragazzi nella modalità 50 vs 50. Qual è la strada, la strategia, il percorso migliore? Ragazzi, il percorso migliore è quello atterrando a passatempi pomposi. In questo modo noi prenderemo subito un kart, quindi ci muoveremo più velocemente e da lì possiamo subito andare verso la prima runa cercando di evitare di fare pirla coi crateri con il kart, che è divertentissimo. Da lì ragazzi dobbiamo spostarci a bosco blaterante, scendere poi dal bosco blaterante verso il corso commercio, andare verso la runa dei magazzini, scendere nuovamente verso l'ande, raggiungere quella di condotti confusi e finalmente terminare con quella vicino a Montagnole. Questo è un percorso molto comodo, ovviamente non è detto che se bene giocate le 50 vs 50 riuscirete a farle tutte in un colpo solo, dovrebbero volerci un paio di partite, non di più. Vi ricordo però che se per caso vi manca qualche runa o per caso la safe zone è dall'altra parte, c'è anche la pista da kart per recuperare appunto un kart e muoverci velocemente. Diciamo che indicativamente, a meno che non ve ne manca una o due, utilizziamo sempre un kart per muoverci, basta solo che le attraversiamo e la missione è completata. Andiamo avanti ragazzi con un'altra challenge veramente nuovissima, stiamo parlando di un'eliminazione da 50 metri ragazzi. È vero che possono sembrare tanti, ma ci sono dei metodi molto comodi, molto facili per poterci portare a casa questa challenge senza nessun problema. Intanto la prima, praticamente io vi dico che le armi interessanti, utili per fare questa sfida sono il fucile da cecchino e la R qualora riuscissimo a fare una kill da una lunga distanza. Diciamo che la cadenza della R è buona. Vi do un'informazione: se noi costruiamo una scala con 13 pezzi, indicativamente siamo a 50 metri d'altezza, quindi dovesse capitarvi, provate a costruirne una se volete fare una challenge con voi stessi e provate a killare degli, attenzione però che vi possono ovviamente fare cadere, ma c'è un modo ragazzi molto molto più veloce per completare questa sfida. Basta entrare nelle 50 versus 50 e con un attimo di attenzione alla partita che stiamo giocando cercare di killare gli avversari che sono stati noccati dai nostri compagni di squadra. Questo ragazzi alcune volte ci darà, comunque ce la farete sicuramente, ci darà una kill a noi, e se lo facciamo da una buona distanza non c'è nessun problema per compiere questa sfida. Andiamo avanti ragazzi con una delle sfide più semplici di questa settimana, che è quella di utilizzare diverse pietre oscure in diverse partite. Quindi il consiglio che vi posso dare è molto semplice ragazzi: o ogni volta che scendete, mettiamo che servono 5 pietre oscure, scendete in 5 partite tutte le volte nell'area
quella rovinata più lontano da dove sta passando il bus, vi prendete una pietra oscura e poi giocate la vostra partita. Quindi in poche parole la teniamo per la fine, ricordatevi però ogni partita di prendere una pietra in modo da far progredire la missione. Avanti ancora ragazzi con un'altra sfida interessantissima. Sto parlando di un nuovo format di sfide che è quella delle eliminazioni a stage. Non sappiamo tantissimo di questa sfida, ma abbiamo già due indicazioni per quelle che saranno alcune sfide che faranno alcune mini sfide che faranno parte di questa sfida. La prima ragazzi è fare 200 danni con una R. Anche qua ragazzi c'è ben poco da dire, possiamo cercare di farle sempre nella modalità 50 versus 50, quindi provando anche a fare sia la kill da 50 metri che la kill, quella che vi avevo detto, la kill da 50 metri, scusate, buonanotte, cosa stai dicendo? Ma non è, questo è solo il primo stage, dovrebbero esserci anche altri mini stage che faranno progredire la missione, quindi è molto probabile che vi venga data una stellina o due al posto che le 5 o le 10 solite. Per quello che riguarda lo stage 2 invece ragazzi sappiamo che i danni sono da fare con il fucile da cecchino, quindi molto easy, ce la giochiamo in maniera un po' furba, magari entriamo in una 50 versus 50 e piuttosto prendiamo su due cecchini per dire, quindi proviamo un attimino, cerchiamo di andare a fare i danni colpendo magari gli avversari già noccati e quindi cercando di fare due sfide in un colpo solo. Avanti ancora per un'altra sfida molto molto interessante ragazzi, quella da fare con la pistola. Bisognerà fare un totale, non si è capito se 200 o 500 danni con la pistola. Ovviamente ragazzi la domanda che tutti ci poniamo è: qual è la miglior pistola per poter fare al meglio questa sfida? Allora, se vi volete divertire ragazzi, quindi volete sfidare voi stessi, vi consiglio di provare ad utilizzare le doppie pistole al posto della R, molto molto divertenti. Per quello che invece riguarda la pistola migliore si parla ovviamente della 45 nella versione verde, quindi la pistola classica, o altrimenti la pistola silenziata nella versione blu e viola. Sono veramente ragazzi letali. Ovviamente se volete ancora divertirvi con voi stessi ragazzi potete provare a fare questa sfida con la Deagle, utilizzandola sia come fucile a pompa o anche come cecchino, anche se purtroppo il mirino ovviamente non è quello di un cecchino, ma la Deagle è veramente meravigliosa come arma, sottovalutata ed utilizzata poco in quello che riguarda il Battle Royale. Scoprirete davvero una piacevole sorpresa. Intanto ragazzi andiamo a parlare della sfida più importante, quella che parla del banner segreto, e mi raccomando ragazzi non vi dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Dai ragazzi, ogni settimana video completo su tutte le sfide da affrontare e su come affrontarle al meglio. Forza ragazzi! Allora, abbiamo visto che molti utenti dicono che appunto in questa settimana non ci sarà la stellina segreta, ma ci sarà lo stendardo, quindi il banner segreto. Dov'è questo banner? Fighissimo avere un banner segreto, ragazzi, assolutamente una meraviglia. Per andare a trovare il banner dobbiamo andare, ragazzi, a Palmetto Paradisiaco ed atterrare vicino alla carovana, la nostra famosissima carovana della Season 3. Non sappiamo bene la posizione corretta, potrebbe tranquillamente essere sopra la carovana ma anche lì di fianco, comunque la posizione è questa. Attenzione che la carovana si può distruggere, quindi mi raccomando fateci attenzione e in questo modo otterremo il banner segreto della settimana numero 2 di questa season 6. Arriviamo quindi all'ultima sfida ragazzi, quella di fare 3 kill con le SMG. Anche qua ragazzi potete scegliere tranquillamente se giocarvela in singolo o se giocarvela nelle 50 versus 50, forse meglio in singolo per questa modalità. Mi raccomando, ricordatevi che dovete noccarli e killarli con la SMG per portarvi a casa la missione. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video tutorial, spero vi sia stato utile per trovare lo stendardo segreto e completare le vostre sfide. Vi ricordo, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!